ricordi, cioè sembrava di tuffarsi di nuovo nella realtà di 14 anni fa, oppure del terremoto dell'Aquila e dell'Emilia. Non è semplice, non è semplice reagire, soprattutto dopo che si prenderà coscienza che la colpa non è stata del terremoto, ma per cause umane. Bisognerà combattere per cambiare questo paese. Devono iniziare a cambiare tutta la mentalità italiana, del popolo italiano. Non è semplice, io a distanza di 14 anni non ancora l'ho messo da parte quel ricordo, quel bruttissimo ricordo. Purtroppo si deve andare avanti, bisogna lottare per gli investimenti, per fare degli investimenti giusti e non sbagliati, per dare giustizia a quelle persone che sono morte per colpa di altre persone. Questa è forse qualcosa che potrà alleviare leggermente il dolore dei familiari delle vittime. Ho perso due fratelli sotto una scuola del genere, ma ne ho viste tante, costruite tutte allo stesso modo e sentite le stesse storie per anni, per 14 anni sento le stesse storie. Non si fa nulla per salvaguardare la vita delle persone. Sì, perché poi sono delle povere persone. Basterebbe fare, a mio parere, poi non penso che la cosa sia così semplice come si dice, però un investimento a lungo termine, a 10, 15 anni, 20 anni, non se ne è mai presa nessuno, perché nessuno ne trae beneficio, nessun governo trae beneficio di un investimento del genere. Sapendo che l'Italia è sismica da nord a sud, non si può fare, bisognerebbe fare degli interventi, come si dicevo, a lungo termine, degli investimenti a lungo termine, non per il bene delle tasche di pochi privati, di chi costruisce, ma per il bene dei cittadini. Fin quando non ci sarà questa mentalità, in Italia continueremo sempre a piangere il nostro popolo, le nostre vittime. Saremo io e altri amici, vedremo di dare disponibilità a restituire il bene che ci hanno dato tante persone, come d'altronde ho fatto anche all'Aquila e non ho potuto fare a Modena. Cioè intendi dire che verrete qui in queste zone come volontari a cercare di aiutare? Sì, veniamo come volontari per dare una mano, un sostegno sia morale che fisico.